No, abbiamo interpretato bene. Credo che nel primo tempo forse abbiamo forzato qualche pallone troppo. Bisognava avere pazienza, far muovere un po' di più gli avversari, perché poi c'erano gli spazi per poter poi cercare di essere pericolosi. Abbiamo interpretato bene la partita. Volevamo prenderci un vantaggio per la partita di ritorno, ce lo siamo presi, ma è altrettanto chiaro che non finisce qua. Io do due o tre concetti e due o tre preparazioni alla partita, nel senso che conosciamo gli avversari, prepariamo certe posizioni, ma poi in campo i giocatori, soprattutto quelli di talento, devono sentirsi, devono giocare liberamente, sapendo che dopo poi c'è da lavorare insieme alla squadra per cercare di essere appunto una squadra compatta, una squadra determinata e una squadra che vuole arrivare all'obiettivo. Rubens ha delle caratteristiche importanti per riempire l'area, lo sta facendo con più continuità rispetto all'inizio campionato, ma anche è normale perché comunque ci dovevamo conoscere e Rafa sta continuando nel fatto di essere sempre pericoloso, nel fatto di essere sempre un po' più dentro l'area avversaria e così avrà ancora più occasioni per segnare. Per non prendere gol noi dobbiamo attaccare, dobbiamo avere il pallone. Poi quando l'hanno avuto i nostri avversari, fino all'80esimo abbiamo rischiato poco, poi chiaramente qualcosina abbiamo mollato, non deve succedere, non dovrà succedere una partita di ritorno perché il calcio è veramente difficile, imprevedibile, dovremmo essere molto concentrati perché il Ren rimane una buona squadra con dei buoni giocatori, quindi ci sarà da mettere in campo una prestazione con molta attenzione e dello stesso livello tecnico di stasera. Ma è chiaro che siamo il Milan e diventa giusto pensare in modo ambizioso, però oggi mi è uscita una statistica dove dicevano in base a certi dati che siamo la sesta favorita con solo il 5% di possibilità di vincere l'Europa League. Prima c'è il Liverpool, c'è il Bayer Leverkusen, c'è l'Atalanta, c'è il Brighton, c'è il Benfica. Adesso pensiamo a superare questo turno, poi anche questa sarà una bella sfida che dobbiamo affrontare con grande personalità e con la voglia di partite, di superare tutti i turni e provare ad arrivare alla fine. Io non mi stupisco perché conosco i miei giocatori. Poi è chiaro che non è facile perché noi dobbiamo sempre vincere e quando non vinci o quando magari anche vinci ma non domini o subisci c'è sempre qualcosa da evidenziare in negativo, ma noi invece cerchiamo di crescere, cerchiamo di migliorare, ma non mi stupisco per la prestazione dei miei giocatori perché so quante qualità hanno, anche quanto senso di responsabilità hanno, che gruppo sono. Quindi andiamo avanti, un'altra buona prestazione, un buon momento, ma adesso la testa a Monza perché sarà una partita completamente diversa e comunque altrettanto complicata. Ma ho pensato a metterla dentro, poi Rubs è stato veramente, veramente bravo a metterla all'angolino. Spero di continuare a dare altri assist ai miei compagni e a fare questo tipo di partite perché sicuramente aiuta tutti quanti. Vedo una squadra solida, un gruppo solido, vedo un gruppo che non sta mollando, è una cosa non da sottovalutare sicuramente. Quello che posso dire è che dobbiamo pensare partita dopo partita, senza farci tante illusioni su quello che poi sarà il prossimo futuro. Il prossimo futuro adesso è la partita con il Monza domenica e poi ci rimetteremo sotto e dovremo partire come se fossimo 0-0. Sicuramente giocare un bel calcio, divertirsi e poi vincere fa diventare bello tutto, no? Alla fine quello che conta però è il risultato. Potevamo per dirti questa sera, nell'ultimo quarto d'ora, anche spingere un pochino di più e cercare di fare il quarto, che non sarebbe stato male. Forse se devo prendere una nota non negativa, ma un po' così stonata, è che potevamo fare veramente anche di più l'ultimo quarto d'ora. Io diciamo che con Rafa ho un bel rapporto perché oggi che tutti lo esaltano, io gli do il bastone e quando invece tutti lo criticano, io gli do la carota. Quindi oggi gli do il bastone, gli dico che ancora gli manca tanto da lavorare, anche se penso che sia veramente un campione. It's a good performance from us tonight, and yeah, we had a lot of possession and had control of the game. It was just about finishing off the chances we had, and I felt like when we went 1-0 up, it was a lot easier to relax into the game because predominantly when we're on the ball, the team have good motivation to defend when it's 0-0. But after the first goal, you can kind of relax and go for more. And I thought the team did that fantastically tonight and put us in good
stead for next week. So yeah, very, very happy. I always try to enjoy whenever I'm on the pitch. I think for me the main thing this season is I've been available for a lot of games, which is something that I haven't had so much in my career from injuries. But to be able to have an option to play is fantastic, and to enjoy these moments is what I like to do. Be grateful for the opportunity and just play free. And the team's in a good moment at the moment, so we look to carry that on. It's something that I've been working a lot on with the coaching staff, and I've, you know, playing closer to the area, closer to the box, and being in those positions and reading the game to get in the positions to score goals. And then when I'm in those positions, it's just about my ability to put them away. And this is, you know, I've been fortunate so far this year with finishing them off. So I hope to keep it going and keep getting in those positions. I think it's just firstly the availability to play. I'm feeling good physically now. Had a little bump, you know, a couple months ago with the injury, the ongoing injury that was difficult to play with. But that's, you know, subsiding now, and I'm starting to feel good. And I hope I can feel better physically as we go on. It's getting to an important part of the season now where big games are coming. So I hope to continue like this. And we see how far we can go. But I think the best way to go about it is to take it game by game, keep getting in those positions. And yeah, my best is 10 in the season. So hopefully I can break that. But the most important thing, I'm happy if the team wins. As long as the team's winning, I will take that over scoring anything.